Allora, volevo verificare di persona una cosa che non ho potuto verificare nei mesi scorsi, cioè dire la grande trasformazione di Giacomo Urtis, che qualcuno sostiene essere il chirurgo estetico dei VIP, ma in realtà Giacomo Urtis? No, le ultime lettere di Giacomo di Jacopo Urtis. In realtà sono un estetista. Foscolo. Esatto, sì, esatto. Un estetista. Ah, no, scusa, io ero rimasto alle ultime lettere di Jacopo Urtis, che è uno straordinario romanzo epistolare che si studiava al liceo, scritto da Ugo Foscolo. Il dottor Urtis. Il dottor Urtis è diciamo. Non so se sia parente. Non è nemmeno lontano. Pensa che molti Urtis. Esami all'università li passavo perché mi facevo la battuta: ah, Giacomo Urtis, Jacopo Urtis, io passavo l'esame. Quindi, tu sei laureato in, ricordiamolo tutti: medicina e chirurgia. Medicina e chirurgia, però tu sei specializzato in un'altra cosa, non in chirurgia. Poi ti sei specializzato in chirurgia estetica. Mi sono specializzato in dermatologia, benissimo. Però una vita che ho fatto sempre chirurgia estetica. Molto bene. Senti una cosa. No, ma certo, molto famoso in tutta Italia. Conosciuto. Sono più famosi. Però ti sei trasformato in femmina, questa è la realtà. Ma un po' femminile. Sì, ho il capello femminile. Un po' più lungo, mi trucco un pochino, metto due pantaloni così, giro culo. Giro culo. Sì. Qualcuno si è incazzato perché tu metti, qualcuno dell'ordine dei medici si è incazzato perché tu metti delle foto o se su internet dicendo che non è compatibile con la tua. Per me è una cazzata, io ti difendo a spada tratta. In realtà, allora, adesso sto facendo un percorso di transizione, quindi ovvio che ti vuoi tagliare anche l'uccello? Per il momento no, neanche il seno voglio fare, cioè, però per il momento sono così, sto prendendo anche gli ormoni. Però il discorso è che sto passando questo momento di transizione, quindi ogni tanto mi capita di mettermi il perizoma, quindi come se lo mette una dottoressa, me lo metto anch'io. Che sì, vuol ma infatti non dire? È che ma qual è il problema? La foto non è stata postata sui social, cosa è stata presa da una foto, da una storia di WhatsApp privata, quindi, ma poi non si capisce perché un medico non si capisce perché un medico non possa mettersi col culo di fuori, mettiamo che sia così, sì, non era proprio così. È tutta una cosa montata da questa associazione che tra l'altro mi ha discriminato per questo motivo per farsi pubblicità, perché poi tutti i miei botte e risposte andavano a finire sulla Repubblica, su tutti i giornali, quelli più importanti. Dunque tu rivendichi il fatto di essere medico, di poter metterti col culo di fuori su internet. Col culo internet. Di fuori no, perché io non mi metto, quella era una foto privata, per modo di dire. Mi stanno discriminando, l'hanno fatto apposta per farsi pubblicità, io non voglio neanche nominare l'associazione perché già gli ho dato troppa visibilità e tra l'altro dall'Ordine dei Medici a me non mi è arrivato niente, che io amo tra l'altro l'Ordine dei Medici. Quindi non però scusami un attimo, ma tu quanti interventi la denuncia io non ce l'ho. Sì, ma quanti interventi ti sei fatto fino adesso tu nella tua vita? Lei contati uno per uno? Ma sì, magari ne faccio uno l'anno, adesso erano 5 anni che non li facevo, l'altro giorno mi sono rifatto un po' le labbra, ma cavolate. Ma più o meno, a 200 sei arrivato? No, ma va. 100, una 100. Quarantina. Una quarantina. 100, ma che sono? Ma che vedi? Ma che sono? Il culo. Bambola. Il culo l'hai fatto o no? Il gluteo sì. Come trasformato? Sì, fammi vedere un attimo. Guarda, il gluteo un attimo. Bene. Aiuto. Fammi vedere il gluteo. Guarda il gluteo. Il gluteo, sì. Adesso vedi i pantaloncini. Non lo so, che cazzo hai fatto? Come ce l'avevi prima? Non ho capito. Più alto, più bello, no? Sì, come ce l'avevi più prima? Gluteo. No, carino. L'ho voluto ancora più grande. Che era un diamante, a diamante, com'è che si dice? Ah, diamante no, perché gli avevo fatto fare una liposuzione all'osso sacro, quindi sì. Per fare il diamante, ma quello c'è già il diamante. C'è adesso. Già. L'ho solo fatto gonfiare. L'hai fatto mi gonfiare. Mi piaceva più gonfio, lo sai che va di moda il gluteo, tu come ce l'hai? Io no, io ce l'ho bello naturale però, ce l'ho bello naturale, così dicono. Così era sul, insomma te lo faccio vedere. Se poi la tassiate lo vogliamo non c'è nessun problema, io c'è anche sulla copertina di un libro che dopo magari ti regalo, c'è c'è il mio culo, sì, c'è il mio culo. Ma chi l'ha fatta la foto? Un fotografo professionista. Eccetera. E poi che altro ti sei rifatto recentemente, per esempio? Che cosa ho rifatto? Tesoro, non ho fatto niente, mi trucco un po', faccio l'occhio. Ma no, così. Ti sei rifatta l'occhio un po' da gatta. Dai. Perché l'uccello non te lo sei rifatto? L'uccello no, non ho non hai nessuna non hai nessuna anche voglia. Anche se ti dico, da quando sono diventato un po' più femminile, sì. I gay non mi guardano più, mi guardano gli etero. Come ti definisci? E tutti gli etero che mi guardano vogliono è incredibile. Che vogliono? Il pisello vogliono. Vogliono il pisello. Sì, sì, sì. Cioè, 90% vogliono solo dicono, il pisello. Io non ho mai provato non ho provato un trans, però vogliono il pisello. Questo è sicuro. Scusa, ma gli etero mi stanno facendo tornare etero piano piano. Almeno quando andavo col gay e sapevo però cosa dovevo fare. A te piace il maschio, diciamo. Certo. Sei più passiva, diciamo, no? Certo, sei più ovvio, passiva. Però poi vogliono quello. Anzi, sei solo passiva, diciamo. Solo passiva. Sei solo passiva. Cioè, tu cioè, tu non lo utilizzi, diciamo, no, sessualmente. No, no, non ti interessa. Non mi piace, no. Dunque, potresti pensare in teoria poi, in futuro. Quando uno prende un po' di ormoni, non funziona nemmeno più. L'erezione
1 ormai l'hai abbandonata proprio come tema, diciamo. Lo dimentichi, invece poi lo voglio, quindi niente, adesso dovrò attrezzarmi. Dovrei attrezzarti. Ma lei continua ad esercitare, non riesco a capire. Certo, lei continua a fare il medico. Sono arrivato anche in ritardo perché stavo lavorando. E infatti purtroppo noi abbiamo delle cliniche e io personalmente faccio 30 pazienti al giorno, 10.000 l'anno da 20 anni. Sì. Comunque tu lavori, quindi, e nello stesso tempo ti trasformi. Faccio i lavori così, anche senza guardare. Ma hai un'ulteriore trasformazione da fare? Cioè, dove vuoi arrivare? Questo è il no, punto. Non voglio arrivare a nessuna parte. Allora, ti spiego. Piaci, così è ti successo piaci? Tutto per caso. Ma così ti piace o no? Certo, sì, sì, ti mi piace. Piace. No, mi piace così. Ma poi già funziona così, perché chi mi cerca l'uomo un po' più femminile. Sì. Che è un mercato pazzesco, che io non conoscevo, che l'ho conosciuto diventando. Capito, però tu non sei, se adesso sei meno uomo. Sono meno uomo, però è un mercato pazzesco. Cioè, mercato di che? Mercato, diciamo, mercato del sesso, delle relazioni. Di relazioni, ambiguo, di uomini però. Con cui puoi andare mercato... che non pensavo neanch'io. È stata una cosa incredibile. Scusa, dunque è un tu... mercato ambiguo, ambiguo, cioè, però dire, ti dico, io entro in un ristorante, il 50% degli uomini che sono dentro mi guardano e ci posso andare. Sono tanti, è un mercato molto vasto che neanche io pensavo, è una cosa che sto scoprendo in questi mesi, diciamo. Tu sei un po' sex addicted un po'. Come tutti, sai, poi però effettivamente adesso è un po' la nausea in realtà di fare. Senti, troppo il grasso, sesso. Tu il grasso ti fa un po' schifo come... Se sono cicciofobico? Sì. Ma allora, sugli altri mi piace, ma anche l'uomo un po' in carne. L'uomo un po' in carne. Piace, po' di... Adoro io. Però adori, su di me, su di te, io no. Divento pazzo. Se vedo un po' di pancetta... questo volevo dire. Divento pazzo. Divento pazza, scusate. Pazza. Se io vedo un filetto di grasso... Io mi sono fatto 6 liposuzioni, cioè divento pazzo. Se io vedo un filo di grasso, divento... Sugli altri mi piace, ma anche la donna col culone, con le tettone, col fiancone, io adoro, ma su di me no. E che devi fare? Cioè, così, ragazzi, ti piace la parola gay oppure preferisci la parola frocio? Tu non ti senti gay? La parola, diciamo, gay, parola frocio, ma io sai che non mi sento niente, mi sento me stessa. Cioè, non così. Ti definisci, non ti piace il mondo LGBT? Sì, no, mi piace, però non ti se tu dici mai. Sei gay, io non mi vedo gay, sei donna, non mi vedo donna, sono me stesso, sono un ibrido adesso. Sei un ibrido, no? Sono un po'. Sei Giacomo Urtis, punto. Sono io. Sei sì, tu. Jenny, mi faccio chiamare. Jenny, eccetera. Jenny. Hai tirato fuori questa buffonata del matrimonio con Corona, che è una buffonata propagandistica, una buffonata pubblicità. Non è vero, sono tutte buffonate, diciamo. Come non è vero? Di la verità, sono cose che fate, che dite per, no, me l'ha chiesto per lui. Andare sui titoli, per andare no, sui me giornali l'ha chiesto lui. Ma non pensavo neanche di finire, cioè, ma non te l'ha chiesto, m'ha chiamato D'Agostino, mi fa cos'è successo ieri, al telefono gli ho detto guarda Corona mi ha chiesto di sposarlo, e da lei è successo ma tutto. Ma te l'ha detto per finire per fare un titolo su un giornale? Non è vero, non ti vuole sposare. Ma figurati quello come vede, ma figurati, vedrai. Come vede che è una cosa bella sostanziosa, vedi, da che punto sposa. Di vista, no, in generale, che vede che sì, come potete venderla, diciamo. No, ma come che potete vendere? Noi non vendiamo niente, non si vende niente, no, vabbè, però... mi vendo, appunto, dai ragazzi, su, dai. Dunque, oltre al deretano che tu hai rifatto bene, ecco, il petto, tutto, una parte che non hai rifatto, a parte l'uccello naturalmente, qual è stata? Allora, una parte, le braccia, per esempio, le braccia sono belle grosse, le ho fatte, gli occhi li ho fatti, i capelli li ho fatti, il naso l'ho fatto, la bocca l'ho fatta, lo zio l'ho fatto, la mascella l'ho fatta, il collo l'ho fatto, e le tette non ho fatto. Le tette non hai fatte, sì. E te le faresti? Due belle tettone? Ah, sì. No, due belle tettone no, però magari piccole, mi piacciono tipo un po' la Martina Smeraldi. Va bene, fate quello che volete, io dico... Le tettine alla Martina Smeraldi, che saluto, che la mia carissima cosa amica. Come dire, positiva di tutta questa incredibile storia che state raccontando, sì. È questa: il fatto che il dottore, la dottoressa, sì, anche qui decidete voi in base al giorno, sì, come dobbiamo chiamarla, come vuoi, perché mi pare di capire, sì, che un giorno è dottore, un giorno è dottoressa, sì. Io vedo, va benissimo, io quello che vuole lei, guarda, io non ho nessun problema a chiamare nessuno, sì. Calcola nessun che uomo. Io quando esco con un uomo la prima mezz'ora la passo a capire lui cosa vede. A volte vedono un uomo, a volte vedono una donna, a volte vedono una donna col pisello, a volte vedono una donna operata, quindi passo la prima mezz'ora a capire lui che cosa vede. Ma tu non hai paura, per esempio, all'idea di farti tagliare l'uccello? Non hai paura un po'? No, quello magari non lo farei, ecco, no, un po' mi darebbe fastidio. Meglio di no. Senti, tu dovessi scegliere tra due persone con chi votare, la Meloni la voteresti, per esempio? La Meloni, no.
No, no, la sinistra, meglio la Schlein. Ma ti dico, io ormai sono come le nuove generazioni, millennials, che non si interessano della non politica. Te ne frega, no, non te ne frega. Infatti, se hai notato, i giovani parlano di politica. Tu hai mai sentito un giovanissimo che parla di politica? Nessuno no, parla più di politica. Sì. Solo TikTok, guardano solo forse TikTok. Ai miei tempi, perché c'è una certa età, si parla, ma tu sei di destra, sei di sinistra. Io non ho più sentito un giovane che parla di hai politica. Ragione. Questo vuol dire, questo ma è un non sintomo. È vero. Che, no, 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 ragazzi, io frequento i giovani, cioè c'è una clinica dove passano tantissime persone. Faccio tre cene a sera non e vado tu. Un evento a sera. Io non ho più sentito un giovane che parla di politica, e che è una cosa gravissima. Hai ragione perfettamente, sono d'accordo con te, ma io ti devo cacciare. Ah, perché tu sei arrivata no, in ritardo. Dai. Sì, sì, sì. Devo cacciare perché ho della progetta. Sei arrivata, ma io ti rinvito. Ti rinvito per parlare del vivo qua vicino, in una villetta qua vicino con i gatti. Ti piace il maschio dominante? Adoro. Adoro i maschi. Però non ci sono. Adoro. Ormai per portarti in giro si affittano le macchine, pagano i tavoli in discoteca con ma la pensione della ma vogliono essere, ma vogliono essere loro dominati, dici? Sì, no, sì, ti vogliono dominare, ma in realtà li devi aiutare tu, li devi sistemare tu. Non esistono quelli dominanti no, proprio che ti mettono sotto. Il maschio ormai si sente più figa di te, quindi non... Vabbè, ci rivediamo presto. Ciao. Ciao, grazie. Sono Massimo Doris. Signore, è arrivata la Jenny, bellissima oggi. Mamma mia, che roba, che cavalla.